non ti direi. Ciao, bene. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, un po' troppe critiche per questa difesa dopo la partita contro l'Entella, che pensi? Vabbè, diciamo che è stata una giornata così, una giornata no, che può capitare. E adesso bisogna guardare avanti e pensare alla partita di sabato, che è una partita fondamentale per noi. È stato così brutto giocare su quel terreno? Ah, diciamo che il terreno può essere una scusante, come no, però nel senso ha influito un pochettino, il rimbalzo del pallone era diverso, poi diciamo che era anche bagnato, che aveva piovuto. Diciamo di sì, però non può essere una scusante valida. Hanno giocato tutte le squadre, ci gioca sempre l'Entella, quindi ci dovevamo adattare. Non ci siamo riusciti e ora dobbiamo pensare a sabato. Sconfitta pesante. Ah, diciamo di sì, però sono stati noi, diciamo che mancava qualcosina, loro invece hanno fatto la partita della vita e si è visto. Un 2-0 che ci può stare. Era la partita della vita anche per il Bari. Sì, era anche per noi una partita fondamentale, solo che diciamo che ci è mancato qualcosa per farla diventare fondamentale, non sotto il punto di vista di testa, perché nessuno di noi voleva entrare per perdere, però diciamo che loro hanno messo un pochettino più di cattiveria di noi, una cosa che non deve più capitare per una società come, cioè, una squadra come il Bari. Errori, i gol sono andati da errori. Non ho capito. I gol sono errori. Sì, errori che possono sempre capitare, non c'è nessuno è perfetto, errori che possono succedere, bisogna studiarli, migliorarli e non bisogna più farli. Secondo te è meglio mettere da parte questa sconfitta, archiviarla definitivamente o prendere gli spunti? No, secondo me bisogna archiviarla e pensare a far bene sabato, che diciamo che è la partita della vita, non può essere quella giusta per darci uno spunto in più per le altre partite, però secondo me bisogna archiviare il prima possibile la partita di sabato. Ma c'è una partita sotto osservazione? Diciamo. No, sotto osservazione no. Non... difensivo? No, cioè, nel calcio capita di farne gol, di subirne, non... cioè, si può sbagliare, però nessuno si deve sentire sotto osservazione e dobbiamo pensare tutti insieme da squadra e da gruppo, perché non è solo la difesa. Anche perché l'attacco non ha fatto un tiro in porta. Sì, ma non è una questione attacco-difesa, siamo una squadra, siamo 26 persone e 26 giocatori, quindi tutti devono dare il loro e bisogna riflettere sulla prestazione di sabato, però è meglio archiviarlo. Ma è grande rammarico anche perché in una giornata avete perso diversi punti. Precedenti tre giornate hanno vinto praticamente tutto, perlomeno avete veramente pareggiato, insomma, avete perso un po' di terreno rispetto anche ai terzo e quarto posto, quelli che stavate guardando con un po' di interesse. Sì, diciamo di sì, forse era la giornata che era adatta a vincere per gli scontri che ci sono stati, però accettiamo questo e guardiamo sabato di fare il risultato, che sarebbe fondamentale, almeno rimanere meno 6, meno 9, dipende quanto fa il Frosinone stasera. Ecco, il mister lo ha detto alla vigilia, una partita piena di insidie e di trappole, quasi un po' subodorando quello che sarebbe successo di lì a poche ore. Cosa vi ha detto poi al termine della gara? Ma non abbiamo ancora parlato, ne parleremo oggi, però si sapeva che la partita di Chiavari era una partita difficilissima, loro in casa hanno sempre fatto bene. Dovevamo aspettarcelo, dovevamo essere più cattivi sotto tutti i punti di vista e è meglio lasciar stare, è meglio pensare a sabato al Frosinone. Si può definire secondo te un incidente di percorso, c'è qualcosa di più profondo dietro questa squadra? No, è un incidente di percorso che può capitare, venivano da tre vittorie consecutive, non è che da un tratto all'altro siano diventati scarsi. Siamo un po' distattisti oggi. Capita la giornata no. Siamo un po' pessimisti. Anche nella partita abbiamo perso. Però c'era. Diciamo che è capitato in un periodo in cui non ci voleva. Dopo sei partite di fila. Parlare di crisi. Nessuno ha fatto di crisi. No, c'è qualcosa dietro, hai detto. Scusami. C'è qualcosa dietro. È di qualcosa di più profondo. Non parlo di crisi. Ho capito, ma qualcosa di più profondo che significa? Vabbè, ma era una domanda. Qualcosa di più profondo. Cioè, che comunque al di là della sconfitta di sabato, qual è il tuo bilancio dopo questo primo mese in Bianconossi?
Ma è sicuramente positivo, mi sono ambientato bene e tutto, adesso sto ritrovando anche il ritmo partita, diciamo che è positivo assolutamente. Tu non giocavi due partite di fila, mi sa, dai tempi di Crotone, ho visto un po' su Fioranacchi, mi sa neanche a Carpi l'anno scorso che fate mai due di fila dal primo minuto. No, poi ho fatto l'anno di B a Carpi, che abbiamo vinto il campionato, prima di Crotone. Quindi Sì. da 2 anni più o meno non giocavi due partite di fila, come No, l'ho sempre. fatto l'anno scorso a Carpi. Andarsi No? due partite di fila mai, Sembrava dal di primo sì. minuto mai. Vabbè, comunque diciamo da tanto tempo, ecco, No, comunque sì. dai, No, mi cambiamo. sembrava di averle fatte con l'Inter e con la Roma, due partite ravvicinate, però non. No, Vabbè, come stai no. con Ah, Fiore? no, ma Recentemente bene, bene, nel senso non. Sto bene, non, 90 minuti adesso li sto ritrovando, e poi vedremo le prossime partite, però mi sento molto molto bene. sei un po' all'inizio, diciamo, di una nuova vita professionale, così vuol dire. Sì, no, diciamo che è l'inizio di una nuova, tra virgolette, nuova carriera e devo sfruttare tutte le occasioni e speriamo di far bene. Stasera c'è il Frosinone in campo. Tu prima hai parlato del distacco da colmare in vista della partita di sabato. Te chi tiferai tra le due, visto che anche forse il quarto posto sembra un obiettivo più raggiungibile, più a portata di mano per il Bari adesso. Magari per tenere lontano un'altra diretta concorrente. Ma quello sì, però per quello che stiamo pensando noi è qualcosa di grande, quindi speriamo che anche un pareggio non sarebbe male per tenerli lì tutte e due, una distante e una tenerla lì vicino. Poi è logico, si vedrà domani, adesso è difficile dirlo. Da Carpi a Bari, da un biancorosso all'altro, sempre comunque campionati importanti, no? Hai vinto, hai centrato una promozione in A, anche a Crotone comunque sei stato in zona playoff, insomma, sei abituato, insomma, a lottare per l'alta classifica. Quante differenze ci sono magari rispetto a Bari, magari una città dove ha più fame di calcio, ci sono anche magari più pressioni? Sì, no, diciamo che a Carpi le pressioni erano molto minori, era un campo piccolo, c'era poca gente allo stadio, diciamo che qua le pressioni sono un pochettino diverse, però non è una scusante, nel senso, anzi deve essere uno stimolo questo, vedere 30.000 persone, 23 l'ultima in casa col Brescia, è uno stimolo incredibile, quindi speriamo che sabato ce ne siano tantissime persone che ci possano dare una mano, perché a noi ci serve questo. Però per stare lì in alto, insomma, sai come si fa. Le ultime esperienze in B sono importanti dal punto di vista. Sì, bisogna trovare continuità, bisogna trovare una striscia positiva di 3 o 4 vittorie, per il momento l'abbiamo fatto, adesso ci siamo fermati e dobbiamo rialzare la testa subito e cercare di farne altri 3 o 4. Magari si passa da Cattelani, Caputo, a Maria, ad altri bruttissimi clienti sabato in attacco, no? Dall'altra parte, come si Sì, affronta? sono giocatori un po', cioè completamente diversi, sono due giocatori più fisici, Dionisi e Ciofani, però ci adattiamo, nel senso. Diciamo che Cattelani e Caputo sul campo così sono abituati e ci hanno fatto soffrire abbastanza. Però adesso in settimana la prepareremo bene anche col mister. C'è competizione nel reparto difensivo tra voi, siete giocatori a mani titolari, come vi vedete, il fatto che non ci siano, diciamo, dell'equilibrio, delle gerarchie già più fissate. Ma diciamo che la competizione c'è in tutta la squadra, non solo in difesa, perché anche a centrocampo e in attacco c'è competizione. Poi, anzi, la competizione secondo me fa anche bene in una società come Bari. Nessuno ne soffre, anzi, si cerca sempre di trovare il lato positivo nella competizione. Domanda fuori dal bar, no, tu vieni dall'Atalanta, volevo chiederti brevemente cosa ne pensi di questo campionato straordinario della Dea? Ma stanno facendo qualcosa di incredibile, nel senso. Cercare di giocarsela per la Champions League per una società come l'Atalanta è una cosa che capita una volta ogni 10 anni, 20 anni, forse una volta nella storia dell'Atalanta. È una cosa sicuramente molto bella, molto positiva. Spero che riescano a raggiungere un grande obiettivo anche loro. Altre domande? No? Grazie a tutti. Grazie. Prego.